eccoci qua, come c'è proprio terza parte o seconda parte, non lo so, di prodotti finiti, ovviamente sono vestita uguale. E vabbè, iniziamo che è praticamente una scatola di questa e una, per farvi capire, una di questa. Sono prodotti abbastanza lunghi, nel senso, per farvi capire. Per cui, ah no, perché c'è dentro anche, sì, ci sono dentro anche i prodotti della, scusate, ma mi ero dimenticata che c'erano anche i prodotti di Carlita Shop, che questi ve li mostrerò in un altro video, che però sono pochissimi prodotti, per cui ve li spiegherò nei prossimi video. Iniziamo perché sono abbastanza, saranno 10 o di più di prodotti. Allora, parliamo di questa palette che ho preso su AliExpress dai cinesi, che credo che avevo fatto il video, ho fatto vedere tutto. Allora, questa palette della Beauty Glazer, perfetto, questa qua. Beh, è il cartoncino, però volevo già anticipare. La sto provando e mi sto trovando bene. Pensavo peggio, perché calcolate che i prodotti cinesi, specialmente sulla faccia, non vanno bene e non sono ottimi. Però questa palette qua io mi sto trovando bene e direi che è anche ottima come palette. L'ho pagata 4 euro su AliExpress e mi trovo bene. Poi vi farò un video dove mi trucco e vi faccio vedere come scrivono e giustamente come sono. Direi che non mi dà fastidio l'occhio e è tipo una normale palette italiana. Forse cambia qualcosina, ma diciamo che secondo me è ottima. Per cui se volete comprarla, io già anticipo, perché ora che finisco tutti quegli ombretti ci vuole almeno 5 anni, di sicuro. Comunque se la volete comprare, compratela perché è ottima su AliExpress, provatela. Cioè, basta provare, non è che per 4 euro andate a ruba. Comunque provatela, poi fatemi sapere. Almeno che l'avete già provata, non lo so, fatemi sapere qua sotto. Poi, questo bagno schiuma al latte di cocco. Allora, secondo me non sa di niente. Infatti io l'ho chiesto anche al mio ragazzo e fa che a lui non gli è piaciuto perché non sa di niente. Cioè, in senso, quando lo metti sul corpo, dopo 2 secondi è come se puzzi ancora, per cui dalla Mil Mil non è che sia. È buono perché è di 1 litro, però come marca fa cagare, sinceramente non sa di niente. Ovviamente io certe volte la uso, certe volte no, però queste cose qua le compra mia mamma. E, boh, mio padre, da quello che non si sta lamentando, però secondo me fanno cagare, poi non lo so. Poi un altro bagno schiuma, questo qua potrebbe essere buono, credo che c'è ancora, no, strano perché pesa. Questo qui è del rispetto alla pelle, morbidezza, karité e mandorlo. No, questo qua è già buono come prodotto. Luce fu, ok. scusate, sono anche scema perché rido da sola. Vabbè, un po' di video divertente ci deve essere. Allora, è buono. È buono, non so cosa dirvi. L'odore sì, si sente abbastanza, ma è buono. Potrebbe andare. Poi, questo dentifricio della
Erboristeria Fresco Polare. Questo sì, anche questo non è male. Infatti, molta gente, quelli che seguo, lo stanno provando anche loro. E secondo me è anche buono anche questo. Forse è leggermente troppo, come si dice? Forte, è forse un po' troppo leggermente forte per me, però come marca è buono. A confronto dell'altro che vi ho fatto vedere nell'altro video di prodotti finiti, questo è di sicuro migliore di quello là. Questo sicuro. Poi andiamo avanti più veloce. Finito questo qua a me non piace, però mia me lo prende e gli faccio: "Ma questo non piace". A lei sì. Questo qua del BC, della Leasing on Form, questo è rosa, ha preso rosa, blu, tutti i colori. Elimina i germi, agisce fino sotto l'acqua, prodotto, bla bla bla, calcare, eccetera, eccetera. Allora, secondo me non piace perché è troppo, troppo gel, lo metti nel cesso e è pesante, per cui non lo so, secondo me non è, fa cagare, secondo me. Poi uno la pensa come vuole, mia mamma gli piace, a me no. Per cui io non lo ricompro, io proprio non lo ricompro, è lei che li compra. Altro something, questo liscia in uno perfetto, questo non c'è niente da dire perché l'ho fatto vedere 10 milioni di volte, sempre su prodotti finiti. Per il momento lo sto usando, poi quando prenderò bla 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 il mio coso ve lo dirò. Comunque, lisci perfetti, capelli morbidissimi, cosa vuoi di più nella vita? Basta prendere il Samsung, che poi non mi pagano e non sponsorizzo questo prodotto. Però se volete sponsorizzare, magari fatemelo sapere. Magari. Allora, andiamo avanti che sono un po' scema. Ho finito questo qui. Preso Primark, no, stavo pensando, ho preso Primark. Quando vado a Primark in questo mese, voi credo che l'avete già visto sugli acquisti, mi sembra di sì, già comprato, già acquistato, di sicuro ne avrò presi 10, 40, 50 di questi perché sono ottimi, cioè spruzzi, vabbè, c'è la pecca che quando spruzzi va in giro, però dipende, o forse sono io, però è ottimo perché c'ha il tappino, fai così e spruzzi ed è ottimo. Poi questo qua è dei 150 ml, a me mi è durato più di un anno. Anche perché non è che sto lì a levare tutto lo smalto. Comunque è ottimo, facile da usare, costa 1,50 euro. Io ve lo consiglio. No, aspetta, c'è. No, non c'è il prezzo. Comunque c'è Primark, credo che si vede. No, non si vede per un cavolo. Perfetto, vabbè. Voi ascoltate che è di Primark. Se lo volete, prendetelo perché è ottimo per lo smalto. Io infatti prenderò quello, che credo che avete già visto. Poi questo sapone è abbastanza buono, non lo ricompro, ma è buono, potrebbe andare, però come odore, come tutte quelle cose lì, non è tanto, ma ci sta. Ho finito questa qua, dopo 10 anni anche questa, crema viso nutriente Karité della Bottega Verde di Africa, questo campioncino. Poi non è campioncino, non è proprio campioncino. È di 20 ml, l'ho portato in borsa, ho portato dovunque ed è buono per il viso, anche il profumo si sente ed è buono, mi sono trovata bene. È buono, potrei consigliarvelo. Poi le salviettine della Nivea. Queste qua, così così, non lo so, io non mi sono trovata tanto bene. Erano un po' troppo pesanti per tirare via il trucco. Queste sono per waterproof, sono 20 salviette, ideale per pelli, occhi sensibili, risciacquo, ciao ciao ciao. E non lo so, anche questi qua non è che sono, sinceramente non li ricompro perché sono pesanti e non lo so, non mi ricordo neanche più. Comunque, non mi sono tanto piaciute, sinceramente, a confronto di quelle che. Forse queste qui sono un po' troppo pesanti.
o erano gli altri, non mi ricordo. Comunque, ho finito questa matita del Glossip, ridotta in mille pezzi. Sul fatto delle matite, fatemi sapere se volete prodotti finiti di queste matite qua, di come mi sono trovata. Se no, ve lo dirò nel vlog. Quando farò i vlog, ve lo dirò. Fatemelo sapere sotto in questo video se siete interessate per le matite di quelle che compro, quelle che provo e come mi sono trovata. Perché se vi interessa ve le faccio vedere, o nel vlog o nei prodotti finiti ve le faccio vedere. Se no, io quando sono così prendo le butto, perché se no tanto vale farvele vedere, poi dopo non siete neanche interessate. Appunto. Questo profumo fa cagare, poche parole. Della Reve Vance e qualcosa, Made in Francia, questo qua. Questo non mi è piaciuto, per cui non lo ricomprerò mai. Questo me l'hanno regalato, l'ho messo una volta sul corpo, poi non l'ho messo più. Questo l'ho usato per spruzzare in giro per la cameretta o il bagno, ma non l'ho usato più addosso perché come odore era troppo forte e io preferisco il dolce, ma prodotti tipo marche buone, non marche tipo così che non mi piacciono. Per cui è bocciato, io non li ricompro. Altro profumo del Glossip, Frizz Cologne, questo qua ci ho messo una vita, no, ci ho messo poco, però vabbè, io non lo ricomprerò più perché non c'è il Glossip, ma non mi è piaciuto neanche come. È molto dolce, però l'applicazione, siccome è rollino, cioè di fare così è una rottura. E secondo me, a parte che l'ho disfato per bene, come vedete. Però secondo me non è ottimo come pensavo. Stessa cosa, matita della Sephora. Quella del Glossip e della Sephora sono ottime, per cui non c'è niente da dire. Poi questo profumo qui, campioncino della Randestar Cartier, non mi ricordo neanche, non mi ricordo neanche qual è il profumo, come fa, cioè com'è il profumo, in senso se è buono o no, non me lo ricordo più, però fa cagare, per cui non, di sicuro non lo ricompro, anche perché non capisco neanche, cioè di marca non penso che mi potrebbe interessare. Poi questa matita qua che mi ha regalato una mia collega della Kiko. Allora, l'applicazione è facilissima perché dovete solo girare qua e poi c'è la gommina che sfuma. Ripeto, le matite di Kiko sono ottime, mi sto trovando bene e quando andrò dalla Kiko farò la scorta. Adesso ne ho 10 milioni di matite, preferisco usare quelle e poi ne comprerò. Per cui queste qua mi sono trovata bene. È un'ottima matita, una matita normale nera per occhi. Qui c'è scritto Automatic Liner, più o meno. Comunque è ottimo, per cui le matite della Kiko ve la consiglio. Passiamo alle due creme. Facce, faccia. Mi ha regalato queste due creme mia zia per dicembre, a Natale, della Bottega Verde. Allora, parliamo di questa. E poi fa parola. Allora, mi sta un po' pinando. Comunque, questa qui, Agile di bellezza maschera tonificante, in poche parole, il packaging è fatto così. Cellulare di merda. Scusate, ma o è la luce o il cellulare, non lo so che cos'è. Comunque, è fatto così. Fa vedere come applicare. Questa qua dovete metterla un bel po', e lasciare 10-15 minuti che cioè dopo la dovete sciacquare, non è come la pelafalo. Per cui questo qua sa di arancia. Arancia amaro, infatti io odio amaro. Lo odio. Allora, il packaging così, l'odore fa calare, però io l'ho finita perché ovviamente. Allora, a me l'odore non mi è piaciuto, fa proprio cagare, scusate le parole, ma non mi piace. Non mi sono trovata bene perché mi bruciava,
Per cui questa non la consiglio. Questa è da 50 ml, ci ho messo un mesetto, anche di più per finirla. Sulla mia pelle non andava bene perché mi lasciava tutto il rosso e mi bruciava, per cui non mi sono trovata bene. Poi è amara e in più l'odore non mi è piaciuto. Secondo io non la comprerei, di sicuro costerà 10-22 € solo per una crema, però per fortuna me l'hanno regalata e sinceramente non la ricomprerei perché questa qua ha l'arancia. Questa qui, ok, la possiamo fare. Ok, comunque è bocciata perché non la comprerei. Invece questa qui, crema alla aloe, crema viso sorbetto 24 ore, questa mi sono trovata da Dio, per cui questa la potrei ricomprare, solo che prima devo vedere quanto costa. È ottima, l'ho messa su quando faccio la doccia, ogni volta la mettevo su, anche senza. La mettevo su e non avevo più il rossore, non avevo niente, avevo la pelle liscia, morbida, quel profumo buono. Questa qua la lasciavi, credo. Ah no, questa la mettevi su in faccia, normale, e basta. Ed è ottima, l'odore è buonissimo, è tipo dolce ed è molto buona. Questa qua mi sono trovata bene, se la vedo la compro ancora. Aloe è ottimo, ottimo. Sorbetto non lo so, però come odore è buonissimo. La pelle era liscia, le macchie cioè, non ce n'era, non c'era più neanche una macchia sul viso e secondo me è ottima, per cui ve la straconsiglio. Questa qui sì. Ok, ve la straconsiglio. Questa è ottima. Quando la troverò che costerà meno, la compro. Se costa di più, ovviamente sì, potrebbe, diciamo, ne vale la pena comprarla perché mi sono trovata bene. A me ha fatto qualcosa, per cui la faccia, ovviamente io ho la pelle sensibile, che ho anche le macchie, dipende che creme metto in faccia. Infatti, certe volte ho le macchie sulla pelle, sulla mia faccia. Se io uso i prodotti giusti, tipo come quello che l'ho messo su ogni 2 volte a settimana, cioè vedo la pelle morbida, senza macchie, senza niente. Invece se uso ad esempio questa qua che faceva cagare, che mi bruciava, l'odore faceva schifo, eccetera, avevo tutta la faccia rossa che mi bruciava, per cui dipende dalle creme, perché la mia faccia è sensibile. Cioè la mia pelle è sensibile e secondo me fa cagare. Quella lì. Invece quella potrei ricomprarla, vedrò come se c'è ancora e se la trovo. Perché mia zia me l'ha comprata a dicembre, anzi questa era del mio ragazzo e quella lì era mia. Solo che il mio ragazzo non mette le creme perché le odia. In faccia, eccetera, per cui me l'ha data a me e io ho detto non la butto, dammela a me, la uso io. Per cui questo è niente. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Sì, fatemi sapere se anche voi li avete provati. Io sto morendo di caldo, per cui chiudo questo video perché già 19 minuti è tanto. E niente, un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E un bel mi piace a questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!